Tra gli ospiti d'onore il regista Giorgio Treves, è un onore per Teramo averla in questa manifestazione. La mia partecipazione è una partecipazione che da più di 12 anni e poi essendo membro della giuria è gioco forza venire anche non solo nei momenti per faticare ma anche nei momenti poi per approfittare così della festa generale. Questo suo affetto nei confronti del premio Gianni Di Venanzo da cosa nasce? Da dove nasce? Beh, tanto uno dal coinvolgimento professionale e dall'ammirazione nei confronti di Di Venanzo, personaggio di eccellenza, e poi per questa accoglienza della città, degli organizzatori, che è veramente molto calorosa e straordinaria. Sicuramente questo è un premio molto originale, lei che idea si è fatto? Beh, mi sembra che è un premio importante perché rispetto a tanti altri premi che vengono dati solo per così un po' edonismo o per lustrarsi un po' la gloria, la vanità di chi, degli organizzatori, questa è una ragione d'essere perché premia uno degli elementi fondamentali del cinema che è la fotografia, quindi anche come dice Storaro, non un direttore della fotografia ma anche degli autori del film. Rita Medici, madrina di questa 22ª edizione del premio Gianni Di Venanzo, per noi un grande onore. Anche per me, perché tutte le realtà, piccole, grandi, però che mettono insieme persone con passione per il cinema, per la cultura, per il bello, il dettaglio e la cura, è un grandissimo piacere. Si mette molto in evidenza giustamente la fotografia in questo festival, quanto è importante per un'attrice la luce, i colori? Guarda, con il tempo poi diventa sempre più importante perché la fotografia, una buona luce, un'angolazione di un certo tipo e appunto soprattutto un'illuminazione possono cambiare il volto di una donna poi con la sua vita, ma a prescindere da questo possono una fotografia in un modo o in un altro cambia completamente il senso di una scena, può cambiare completamente, perché l'emozione che ti può trasmettere un filtro di un certo tipo piuttosto, e quindi è un lavoro enorme, meraviglioso per gli attori. Il direttore della fotografia è importantissimo, ma con il regista c'è una sinergia, sono quasi due regie parallele. Per cui... Conosceva questo premio? Sinceramente no, sono molto felice che abbiano pensato a me, e anche perché si parla di storia del cinema, insomma Di Venanzo è storia del cinema e un pochettino, poco poco, anch'io, comincia.